Le scaligere creano molto, ma concedono altrettante occasioni alle Sarve. Avvicina nuovamente al gol, ma questa volta Hoogstrom si oppone con efficacia. Mister Ungega nel giro di pochi minuti mischia le... E la pronta risposta di Hoogstrom che tocca in angolo. Il Mozzanica attacca a testa bassa, inserire il portierone gialloblu Hoogstrom. Sul finire della prima frazione ci prova gastato dalle scaligere. Il Mozzanica potrebbe chiudere la partita al 21esimo, quando la formatrice Iannella si fa ipnotizzare da Hoogstrom che respinge. Melania Gabbiadini... Ora! Vila! Vila! Questo è due! Venticinque e trenta. No che la crossa, no che la crossa! A mettere fuori palla, il disimpegno è ancora una volta errato della Marconi. Mamma mia che pericolo. 4.56, primo pericolo. Torres è pericolosa. Ungega, fanno fatica a impostare. Attenzione, palla è buona questa. Centro dell'area. Limite dell'area di rigore. Attacco centrale da parte della Marchese. Un destro... Nemmeno azioni della vigilia dei protagonisti. Ha chiamato mina vagante Stefani Hoogstrom, ma non trova palla. Buon per Stefani Hoogstrom che raccoglie il pallone, rilancia con le mani. Brava Stefani a cercare Patrizia Panico con la Rano, cercare di prolungare verso Domenichetti. Capisce tutto il Verona. Stefani Hoogstrom di Criscio. Al sicuro prima con il rigore calciato da Melania Gabbiadini, questo dà sicuramente più sicurezza al Verona e regala più carica, che infatti sta... che non trova porta, poi riesce a metterci una pezza ancora Stefani Hoogstrom. Parte Tatiana Bonetti, mamma mia che galoppata Tatiana, lo riprende la tona per la Giuliano per Marchese. Giuliano Marchese, attenzione, oh, ancora un'incertezza difensiva questa volta di Marta, credo carissimi, che schiaccia male questo pallone. È molto difficile, molto complicata per il Verona. Hoogstrom sceglie due in barriera, fischia il direttore di gara.
Giuliano facilita Stefani, troppo centrale per creare problemi. Poi alla fine, partita che possiamo dire quasi in cassaforte, ma lo diremo solo alla fine. Bello Ludovica, bisogna dirlo Ludovica mi conferma solo alla fine. Melania Gabbiadini, pinna che si gira, ma insomma il suo stop a seguire è un po' alla Ciccio Graziani dei tempi peggiori, uno stop a seguire di qualche metro. Nessun problema per la difesa gialloblu, Stefani Jokström, 1 e mezzo alla fine della partita. 1 e mezzo ancora da giocare, ma possiamo dire che è Fonte che chiama Hoekström all'intervento. Verona in vantaggio alla prima vera oppo del Firenze, controllato da Hoekström. Le gialloblu vanno vicine a 3 volte con Guagni, che chiama all'intervento Hoekström e poi calcia a lato. 2 ottime opportunità. Forse 15 e 22, dai, cinema, che tanto. Guarda che dovevamo promettere anche il gancolo da venire fuori, dovevo di quel mettere. Vai tranquillo.